Allora, cari miei razziatori, io mi sono sempre chiesto quanto consumasse il 1600 Multijet, perché chi mi segue da tempo vede magari quelle delle piccole discrepanze riguardo a questo motore, perché prima chiaramente non lo avevo. In alcuni dicevo che aveva consumi decenti, in altri che consumava un po' troppo per essere un 1600, perché chiaramente ci sono delle discordanze allucinanti. Scopriamo quanto consuma realmente. Io ho questa macchina da 6 mesi e di media mi sto attestando tra i 17 e i 19 al litro. Per esempio adesso il computer di bordo mi segnala 18,8 km con un litro. Vediamo un po' se sono reali. Verifichiamo. Dai, facciamo gasolio. Vedete, ho fatto ben 184 km con 10 litri e mezzo di gasolio, che erano circa un ottavo di serbatoio. Allora, se la matematica non è un'opinione, con 10 litri e mezzo per 184 km si fa spate 185, sono circa i 18 al litro, che non è male per niente. Chiaramente qua mi segnava un ottavo di serbatoio e devo dire la verità, non è malaccio. Allora, ci sono troppi pareri discordanti per un motivo, perché sto motore qua, magari anche gli altri 1600, ma io chiaramente ho esperienza su questo, soffre tanto per quanto riguarda i percorsi brevi, vabbè, come tutti i diesel col DPF. Perché? Me ne accorgo io che quando faccio percorsi brevi consumo un accidente, o comunque non a consumi bassissimi. Più il percorso è lungo, chiaramente con guida sostenuta, meno consuma. Cioè, io sono arrivato anche a fare magari in quel percorso, che ne so, vi faccio un esempio, qualche giorno fa ero andato ad Arona e sono arrivato a toccare i 20 al litro addirittura in quel percorso. Alcuni dicono, vabbè, la macchina va poco e consumano accidenti. Allora, sfatiamo questo mito. C'è chi dice che la macchina non va fortissimo. Allora, vabbè, sia chiaro, è un 1600, non è un 3000. Però per le prestazioni, per essere un 1600, ci sono e come. Perché? Allora, alcuni dicono, rispetto al vecchio 1900 tira meno perché raggiunge, perché comunque la turbina smette di spingere a 3500 giri. Appunto, siccome tira più in basso, basta che sfrutti il cambio al contrario rispetto che un motore a benzina. Esempio, allora siamo, che ne so, a 60 all'ora, adesso sono in quinta marcia, 1300 giri. Se tocco l'acceleratore, la macchina va già senza problemi. Se io voglio fare un sorpasso, tengo la quinta, o al limite scalo in quarta se proprio dovessi farne uno veloce. Non scalo in terza, non tiro le marce, perché a tirare le marce su sto motore non serve un cazzo. Non serve a niente. E come fare invece per consumare poco? Allora, per consumare poco, stesso discorso. Allora, prima andate un po' ad orecchio. Per esempio, io magari metto la sesta a 75-80 all'ora e la mantengo al suo regime, tipo adesso siamo a 1400 giri, 85 all'ora, 1500, 90 all'ora. Basta viaggiare con un filo di gas e la macchina ti porta fuori. Poi io sono un abusatore del cruise control, perché questa macchina ce l'ha, e infatti la persona che vi sta riprendendo odia questa cosa. Però il cruise control ti permette, primo, chiaramente di riposarti un po', secondo, ti permette di consumare meno, perché per quanto tu possa avere il piede bello sensibile e tutto, non avrai mai la sensibilità del controllo elettronico del cruise control. Infatti il cruise control permette di viaggiare alla stessa velocità mantenendo consumi molto molto bassi. Per esempio adesso, che ne so, mettiamo il consumo istantaneo, che è qui, sì, 24,9 km con un litro, adesso 25.
poi più o meno quando fate anche un po' di strada riesci ad attestarti sui 22-23 litri anche in autostrada a 130 all'ora, chiaramente facendo un percorso lungo, perché gli dai il tempo alla macchina di rigenerare e chiaramente di consumare meno, perché più percorsi lunghi fai con andamento sostenuto, meno consumi. Poi se io voglio andare a sorpassare qualcuno, basta un filo di gas, non serve a tirare le marce, ragazzi. Allora io per esempio, diciamo, sono rimasto stupito usando un po' questi piccoli accorgimenti dei consumi, perché io prima avevo una 206 1400 HD prima dell'Alfa. Con la 206 sono arrivato a fare anche 22 km con un litro. Il punto è che però non sfruttavo l'elasticità del motore, perché non ne aveva tanta. Non è un motore molto più piccolo di questo, però l'elasticità non ce l'aveva proprio. Sotto i 1700 giri era completamente ruvido, tu schiacciavi la macchina faceva trrr. Questa per esempio anche a 1300 giri prende benissimo. Il mio consiglio è quindi di dosare bene il gas, cambiare senza dover tirare le marce. Io consiglio massimo 1700 giri per consumare poco, e se la mantieni sotto i 2000 giri, quindi fino ai 110-115 all'ora, i consumi sono veramente bassi, molto bassi. E se fate tratti autostradali, questa macchina e questo motore vi permette di viaggiare nel comfort spendendo veramente poco. Naturalmente ragazzi, questi sono consumi di una macchina stock. Poi ovvio che da defappata sta macchina consuma la metà, è ovvio, perché chiaramente hai più coppia motrice, un tappo in meno, e quindi di conseguenza la sfrutti meglio, chiaro. Infatti per esempio mi ricordo che c'era più di un iscritto che diceva appunto che riusciva a fare più di 20 al litro, e mi fido. Infatti questo è il confronto da stock. Un giorno metterò anche il confronto con la macchina rimappata, vediamo un po' se è così. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, e niente, alla prossima, ciao!